Eccoci qui, amici di VG Video Game Generation e PC Time, Fabrizio Brigius. E Antonio Cappello di Paglia, siamo qui per una puntata, seconda puntata la seconda della seconda stagione di VG Video Game Generation, PC PC Time, Time. rubrica per giochi per PC e non solo. Sì, No, togliamo il non solo. ecco, quindi solo giochi per Solo PC. giochi per PC. Ok, va bene. Oggi cambiamo un attimo il genere, passiamo ad un'azione-avventura. Va bene. Vecchiotto. Sì, ma a noi non ce ne frega. Ragazzi, secondo me vi piacerà perché comunque è un personaggio dei fumetti da sempre Ma che piace poi a tante è il persone. supereroe per È supereroe antonomasia, per no? antonomasia. E stiamo parlando, Del più facciamo amato dei supereroi. del Stiamo supereroi è parlando di sempre lui. Spider-Man Shattered Dimension Eccolo qui. del 2010, quindi facciamo un gioco vecchiotto, però secondo me molto interessante. Sì, anche E molto. 2010, uscì il 7 settembre precisamente, Sì. sviluppato da Kryptonite Games e Binox, Certo. Denox, non so come si legge, Binox, Binox, penso e Binox. pubblicato da, guarda un po', Activision. Ma guarda che Binox e Activision è da quando c'erano i tempi della Play 2 che Ah, facevano insieme giochi di Spider-Man. non lo sapevo. Abbiamo scelto questo Spider-Man che è Shattered Dimension perché, Sì. spiegamolo, non è l'ultimo arrivato della serie cronologica, però ci sembrava bello Carino. perché era diverso da tutti gli Sì, cioè altri non open world. vedrete come mai ci è piaciuto in maniera particolare, Sì, ma abbiamo parlato anche troppo. fin troppo. E quindi, gameplay. Vai. Eccoci tornati davanti al computer, amici di Video Game Generation. Eccoci E qua. iniziamo subito col gameplay di Spider-Man Spider-Man Shattered Shattered Dimension. Dimension. E vai. E 3, Due. 1. Vai. Allora, Ecco Spider-Man qua. Shattered Dimension di, abbiamo detto, Kryptonite Games e Sì. Activision. Aspetta, Eccoli qua qua. bisogna abbassare l'audio, che tanto non ci Vai, sento di vai. acqua. Ok, ci siamo. Ok. Perfetto. Bassami tutto. Allora, ovviamente Spider-Man, quindi della cara vecchia e giovane Marvel. Sì, la casa delle idee. E Activision. Allora, molto. Anch'esso giovane Anch'esso Activision. giovane. Allora, molto che la copertina è veramente figa. Falla vedere un altro po'. È molto, molto disegnato, molto a fumetto, anche se è un gioco. Ah, Molto, ed è bene. molto, molto carino comunque, Sai, come rappresentazione grafica. devo dire, mi piace questa cosa qua. Lo shell, ora non mi ricordo bene come si chiama, ma comunque il motore grafico viene shell, una roba Sì, del ho capito, ho genere. capito. A me piace tanto. Sì, Sai, perché è molto effettivamente. colorato, soprattutto per giochi come questo, no? Sì, è Che molto derivano da colorato, molto fumetto. carino, non dà fastidio. Però ho notato che nei video è molto cartone animato, quindi molto, è reso anche molto molto bene. Quando poi arriveremo al gameplay, vedrete che perde la parte cartone e diventa Sì? molto più disegno, Ah, ho non capito. stilizzato, però si vede proprio che è disegno. Ah, ho Allora, che ci capito. fa il nostro caro vecchio Mysterio. Eh Mysterio? sì, è vero. In un museo. Scusate. Allora, noi lo stiamo praticamente bloccando, Certo. mentre sta cercando di rubare la tavola dell'ordine del caos. Qualcosa proprio Che è da proprio rivendere al al banco mercato dei nero, pugni, al banco dei pugni, no? Da esatto. 5 dollari. Ovviamente se lo sto rubando è perché questa tavola ha dei poteri molto particolari. Sì? Però nella colluttazione vedremo fra un po'. Sì? E vedete che questa tavola si romperà. Ok, va E questo bene. è già Quindi il fatto che una tavola che si chiama tavola dell'ordine del caos si rompe, ed è un bordello assurdo. cioè già aver dato il nome della tavola in questo Già modo. valeva 5 dollari sta roba. E ci stavo pure E ci stavo pure rimettendo. rimettendo. E niente, quindi praticamente si rompe e Sì? iniziano a crearsi delle spaccature e dei problemi nei vari universi. Ah, ecco. Ah, perché è stato Spider-Man Sì, a sì, sì, sì. E romperla. Ah. si iniziano a creare delle spaccature e dei problemi, insomma, Sì? nei vari universi Marvel, dell'universo Marvel, nei vari universi Marvel. Ok. E adesso Giusto appare perché la gli nostra. universi Marvel sono Molto molto semplici, semplici, sì, no? Non è assolutamente. che hanno 2 milioni per un Allora, e personaggio. adesso ci è apparsa la cara amica che si chiama Madame Web, Sì?
Ci vuoi dire chi è Madame Web, Antonio? Madame Web è una vecchia amica di Spider-Man, mi pare che compaia nell'edizione Amazing Spider-Man, la prima serie, nei fumetti stavo parlando, sì. Nel capitolo, nell'uscita 210. Ok. Per chi è appassionato appunto di fumetti di Spider-Man soprattutto, forse ci può dare una mano, può confermare il tutto. Esatto. Non sto guardando da Wikipedia, quindi le so tutte. Allora ragazzi, no, perché stiamo vedendo? Notate, questi qua sono altri tre Spider-Man. Il primo base è Amazing, questo qua. Che è lo normale, che conosciamo tutti. E il bello di questo gioco è proprio questo fatto qua. Che ci stanno quattro universi diversi oh. che vanno a creare un'unica trama. I quattro universi sono l'universo di Amazing Spider-Man. Certo. E l'universo di Spider-Man Ultimate, quindi Venom, quello nero, diciamo. Quello nero. Ok. Adesso per esempio siamo in Amazing e stiamo provando la sensazione di ragno, come si chiama? I sensi di ragno. Che ci permetteranno di trovare i nemici o vedere i nostri obiettivi. Questa è la prima pezzo della tavola. Dopodiché, adesso, una cosa importante, prima di continuare, visto che ci sono questi quattro personaggi, Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Spider-Man 2099 nel futuro e Noir Spider-Man, sì. Quindi nel 1600 mi ricordo che cosa. E sì, il gioco cosa fa? Prima 1950 di... forse, gli anni 50 insomma. Comunque, sì. Prima di iniziare la vera e propria avventura ci va a fare il gioco questo specie di trailer, di training, tutorial. Tutorial. Per capire come si gioca, ma utilizzando tutti e quattro gli Spider-Man nei quattro mondi diversi. Ok. Proprio per farci capire il meccanismo e buttarci subito nel gameplay di questi quattro Spider-Man diversi. Va bene, molto molto carino. Anche perché ognuno di loro ha delle caratteristiche uniche e speciali, esatto. Rispetto a tutti gli altri Spider-Man. Esatto. Ecco, ora vediamo che già è caduto. Ecco, ma anche sì, il primo salto è già sei caduto. Stavo cercando di capire come funzionavano le ragnatele, eccetera, eccetera. Ma ho notato una cosa, ma non è come ad esempio in Prince of Persia, che se cadi ti salvi sempre comunque? Allora, Prince of Persia può essere? Sì, praticamente... Se cadi c'hai un limite di tempo entro il quale puoi lanciare la ragnatela e salvarti. Ovviamente la ragnatela, così come nei film e nei cartoni, nel fumetto, anche se sono tutti, non c'è niente, comunque qualcosa si aggrappa. Si aggrappa. E questo è un grave errore, diciamo, che molti fan della serie che giocano i videogiochi di Spider-Man hanno sempre criticato. Il problema sta proprio in Spider-Man però. Ho capito, però il problema di Spider-Man, di un gioco di Spider-Man, è bello se io ho il grattacielo, mi aggrappo ovunque, va bene. Se non ho il grattacielo io non mi devo aggrappare, mi devo schiantare al suolo. Stavo dondolando perché non stavo capendo come fare le tempistiche. Sì. Però devo dire che è abbastanza è un apprendimento abbastanza veloce. Sì, si vede proprio che sono i tuoi giochi questi, Fabio. Allora, basta capire un attimino i meccanismi, vedi, guarda come guarda come bravo, guardalo. Sono agile, guardalo. Come una gazzella, guarda. Che bello, che bravo, che bravo. Eccola. Allora, è arrivato. Allora, cosa sta facendo Madame Web richiamando questi quattro Spider-Man intanto? Li sta convocando. Ma tramite ADSL li... No, direttamente telepaticamente. È web. Qualcuno mi porti un altro compare. Comunque dicevi? Adesso siamo in Spider-Man 2099. Sì. E praticamente gli ordina di recuperare i vari frammenti della tavola dell'ordine del caos dei quattro universi. Per poter ristabilire l'ordine. Ok, se no c'è troppo bordello, non si capisce più niente. Esatto. Adesso siamo nell'universo di Spider-Man 2099 e proveremo nel futuro, il combattimento, ecco. Ah, ho capito. Così, le basi del il combattimento è molto figo, è una delle cose veramente fighe. Ah. È molto veloce, anche come gameplay, bello veloce, dopo vedremo il combattimento e l'avventura. È molto veloce, frenetico, con tante mosse super fighe, super coreografiche. E beh, da Spider-Man proprio. Sì, guarda, tipo... Dall'Uomo Ragno. Matrix, guarda. Sì. Figata. Vabbè, qua ho avuto qualche problema, però va bene, guarda. Ok. Bam, 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 come non ci fossero domani. Guarda. Viva la violenza nei videogiochi.
E ci stanno varie mosse che si possono fare anche, per esempio, se hai degli oggetti intorno tramite la Q nella tastiera. Sì. E prendi un oggetto e lo scaraventa contro le persone con violenza inaudita. No, no, è molto molto carino. Appunto, dicevamo, noi abbiamo scelto questo Spider-Man diversamente da Ultimate Spider-Man 2, quello che è uscito per lo spin-off del gioco, del film, insomma, quello del film, anche se è più recente, questo è un po' più vecchio, perché appunto sti quattro personaggi hanno dato quel qualcosa in più alla serie che non si era ancora visto. Cioè, era figo secondo noi, questa cosa di quattro personaggi diversi nelle quattro realtà. Perché l'altra cosa molto molto carina, secondo me, uno dei personaggi più divertenti anche da giocare sarà proprio, secondo me, Spider-Man Noir. Perché rispetto agli altri che sono brutti, cattivi, combattivi e se vanno a faccia con l'avversario, Spider-Man Noir utilizza il gioco, eccolo qua, predilige lo stealth. Quindi rimanere nascosto nell'ombra e attaccare i nemici di soppiatto, senza farsi schiamare. Uno Splinter Cell. Sì. Ed è proprio una figata, anche perché è molto retro, cioè questo giubbotto di pelle, guarda. Alla Fonzi, proprio. Ce lo puoi mettere, guarda, è fighissimo. Hey. Fai rivedere la copertina. Aspetta, allora. Allora, abbiamo quello 2099. Meno male che ci hai giocato a sto gioco. Attenzione, Amazing Spider-Man. Quello normale, Noir e quello Venom. E Ultimate. Guarda che la copertina è uno dei motivi, secondo me, per il quale uno dovrebbe comprarselo sto gioco. Sì, solo per la copertina. Sì, assolutamente. Certo. Ecco, noi dall'alto, proprio come un vero ragno, blocchiamo tutto il nemico. Ci dobbiamo far sgamare nell'ombra. Che bel disegno. No, la grafica è proprio... dà ancora qualcosa da dire. Esatto, assolutamente. È ancora ai massimi livelli, diciamo. Allora, per quali piattaforme è stato distribuito questo gioco? Per tutto il mondo, in pratica. Non per PS4, Xbox One, vecchiotta. Però ovviamente per Xbox 360. PlayStation 3, sì, ovviamente PC, ovviamente. E per la Wii. Anche se sinceramente io non ho mai capito per quale motivo. Dai, parliamo un po' di console. Dai, basta PC, ci hanno rotto. Dai, basta. Si destinano a creare giochi così particolari per la Wii, manco per la Wii U, proprio per la Wii, che comunque ha il pad che è quello che è. Un po' scomodo per fare questi giochi. E comunque non è che dici una console progettata verso la grafica esponenziale. Cioè è una console di compagnia. La Wii, sì. Lo sai che molti nintendari ora ti stanno linciando in questo momento. No, ma però è vero. Vabbè, sì, è vero. La Wii è creata per i giochi, non per le AAA, ma per i party, giochi per esempio, come dice Sheldon Cooper nella puntata della sesta o settima, non mi ricordo, stagione. Chiede se deve comprare o Xbox One o PS4 e fa un sondaggio. Cosa vuoi tu? PS4 Xbox One? Tu? Xbox One? Tu? PlayStation 4? Tu? Vanno bene tutti e due? Poi arriva Benedetto, tu quale sceglieresti? A me piace la Wii. Eccola. Risposta. Grazie nonnina. ma perché comunque la Wii è creata per i ragazzi, per i bambini. A me sinceramente non per gli hard gamers. Però sinceramente a me piace ogni tanto quando sto a casa di amici che la tengono. No, giocarsi. Ma noi non stiamo dicendo che è una console brutta. Cioè, noi la cosa figa allora, nel Wii Bowling, ragazzi, è una figata. Ecco. Quando lanci la palla, quando lanci il braccio indietro per caricare, se lasci il grilletto dietro e non in avanti, la palla viene buttata indietro, il pupo si gira e ci stanno quelli sulle tribune che iniziano a trottolare. Ti trollano, quindi ragazzi, noi stiamo parlando di Wii, di altri giochi, perché questa è bella, dai, questa immagine è bella, perché alla fine sto gioco dopo un po' è sempre lo stesso, giusto? Sì. Ed è questo c'è un grosso limite che ha questo gioco, diciamo. Trama figa, tutto figo, combattimento, però praticamente quando durante tutto il gameplay tu non fai altro che saltare, andare in giro a prendere queste monete, altra cosa molto carina che ora vediamo, e picchiare in maniera indistinta tutti i tuoi nemici.
Così. Però cioè, rimane quasi costante questa cosa. Quindi l'avventura è molto molto carina e graziosa, però c'è il Dopo un po' rischio, stagna. c'è il rischio di annoiarsi velocemente da una sessione all'altra perché fai sempre le stesse cose. Intanto qua ho Ma saltato questo. esattamente tutto il cammino perché effettivamente era tutto uguale. Sono arrivato direttamente al primo boss, che è anche abbastanza semplice. Ma devo Siamo con dire. Amazing Spider-Man. E Ok. qua vediamo proprio tutta la cattiveria per tutto il combattimento Ah, ok. È un po' delle come. scene. È un po' come nella serie dei videogiochi di Batman, nel senso il combattimento, nel senso che ci sono quelle saette che arrivano sulla testa di Spider-Man, che sono i sensi di ragno. Sì. Con un bottone tu schivi l'attacco, perché vuol dire che il Per nemico fare ti sta male. colpendo, Sì. tu schivi l'attacco, dopo che lo schivi puoi attaccarlo. Esatto. Ok, è un po' come succede nella serie di Batman. Batman Arkham City, Arkham Arkham City, sì. Asylum, Arkham Origins, insomma, tutti gli Arkham. Arkham qualcosa. Ecco. È molto molto carino comunque, ripeto, il combattimento nonostante può essere monotono, però fai delle combo che ti senti Dio e Padre Eterno, cioè ti dici guarda che Una meraviglia. combo tu 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 Inizi tu tu a tirare pugni, ti tu 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 t
Brusuli sono. Brusuli. Sono Brusuli. Ecco il nostro... E questo è Craven. Bravissimo. Cacciatore. Non lo sai che io mi ero dimenticato il nome. Ma tu lo sai che io ho tutta la collana di Ultimate Spider-Man? Davvero? Certamente. Ci credi? Ma quale? Quella che davano in edicola, quella? Sì, quella là. Tutta ce l'ho, tutta. Ma non è così corta in realtà. No, sono l'hanno... 30 volumi e sono... Ma l'hanno riassunti? Sono 30 volumi, sono delle sberle grosse così. Oh, però per un appassionato, a me Spider-Man piace, io sono un appassionato di Spider-Man, quindi... Sì, dell'amichevole Spider-Man di quartiere, insomma. Carino. Comunque, quindi come vedete, il gameplay nel combattimento è veloce, cioè... E sì. È più o meno tutto così fatto il gameplay, veloce, reattivo e sempre da fare qualche mi cosa. Mi sono dimenticato di dirti, è, ha una, è un open world alla fine, no? No, no, è un platform, cioè tu segui una strada prefissata, difficilmente ti puoi sbagliare. Ah, ho capito. Perché va bene. Comunque il gioco secondo me è giusto che fosse fatto in questo modo. Sì. Un open world ti farebbe perdere troppo facilmente per un okay, gioco di no, questo tipo. No, essendo che molti, tutti i giochi di Spider-Man sono, quasi tutti sono open world, no, no, questo qua, invece è diverso, ma perché è diciamo, appunto legato cammina alle su meccaniche. Una carreggiata. Sì. Cammina su una carreggiata. Legato alle meccaniche dei quattro personaggi, esatto, poi alla fine. Esatto. Qua stiamo dando botte al ecco, cacciatore. Ecco, questa è una cosa figa. Tu, man mano che vai avanti, guadagni punti che tu vuoi comprare, utilizzare per comprare delle... degli upgrade di combattimento aggiuntivi. Ho capito. Sì. Abbastanza carino. Non stiamo parlando forse di microtransazioni. Magari, ragazzi. Magari era più figo, non lo so, non metterlo. Cioè, e lo sbloccavi facendo una data cosa piuttosto che comprarlo. Però, beh, dai, però dai, poi alla sta. Fine. Secondo me è più giusto così. Perché? Perché poi ognuno si personalizza il personaggio come anche vuole. Anche quello no? È vero. Nel senso che a me piace più gli attacchi di massa. Nel sì? Senso di pugni, calci e. Capate nei denti, schiaffi sulla giugulare, invece altri gli piace più e che altro aspetta, le guarda, ragnatele, da qua eccetera. Si vede proprio, a parte i suggerimenti di quando... Beh, almeno il primo mostro esatto. Te lo fanno guarda, fare. Si vede proprio che sono disegni molto... fumettistici. Ok, va bene. Adesso però non sono fatti allora, non male. Non so per quale eh? Motivo, stiamo giocando con Spider-Man, questo Kraven, ci stiamo tirando dei colpi... Come se non ci fosse un domavo da bettola sì, sì. Dei peggio luoghi di Madrid. E regola poi, numero e poi uno del Fight Club. Non esiste Fight Club. Invece di continuare a fare cose fighe, ci pigliamo a pugni come due ubriachi fuori dal bar. Ci sono guardati male. Guarda. Guardalo. Spettacolo. Ah, diventa anche violaceo un po', eh? Guardalo. Pam. Botte da orbi. Sì. Così gratuito in realtà. Viva la violenza. Non è stato maltrattato nessun ragno, nessun ragno, nessun grave, durante la registrazione. Tutta opera di fantasia, guarda, fatti ruoli reali. Guarda, quelle attacchieri vuoi fare? No, guarda, ripeto, di tutto c'è. È molto figo il combattimento, però ecco, e siamo da 5 minuti a guardare questo combattimento, rimane tutto uguale. Sì, ok. Attenzione, domani cosa fai?
cosa fai? Allora, domani arriva la scheda video nuova. Ah, sì? Sì. Quindi addio per i lag. Si è bruciata. Ok. Quindi ci divertiremo un po' di più. Un po' vero? Di più, sì. Ok, sì. Meno male. Ragazzi, occhio, settimana prossima, prima puntata dello speciale di Call of Duty Advanced Warfare. Oh! Ole! Walkthrough in italiano, attenzione. In italiano, in italiano, in italiano, perché già è tanto che sappiamo parlare in italiano. Comunque c'è una cosa che non mi piace di te. Cosa? Il cappellino, bisogna portarlo. Lo so, ma io sono Anto Cappello di Paglia. Non la porti questo cappello di paglia, ma porta di... Scusate, cioè, ragazzi, io non lo so, ma... ti facciamo fare il cappello di paglia con questo Video Game Generation. Ma perché... Io... C'è un perché. Perché? Il perché... Guarda, siamo quasi per uccidere Kraven. Di nuovo, bam, bianco. Bam, ci abbiamo fatto impresa in faccia prima. La botte da Orbi, boh, salivazza che schizza da destra e sinistra, che schifo. Ecco, qua vedete, noi stiamo vedendo male, non perché la scheda video era impazzita, ma è l'effetto. Ma è proprio l'effetto. Ah, ok, va bene. Ma tanto mo arriva la scheda video nuova. Eccolo, eccolo, bam, abbiamo finito. Calcio e non so perché, ma vola lunghissimo. Ma Mary Jane c'è in questo gioco? Sai che non te lo so dire. Ma allora che giochiamo a fare a sto gioco? Frate, non decido io chi c'è e chi non c'è, non è che posso fare. Se ho capito, no, però se una per la storia mettici non serve una nulla. Mary Jane, no? Ma se una per la storia non serve a nulla, che la mettono? Ehi, c'è una Mary Jane e se ne va? Sì? Ma perdono tempo a disegnarla. Vabbè, oh, quanto può pesare. Proprio. Multiplayer c'è? No, multiplayer non c'è, non però si possono cambiare le tutine ai 4 Spider-Man. Ah, davvero? Esatto. Oh, una figata. Alla vittoria, però non, purtroppo non ci sono arrivato a quel punto perché mi sono fermato qua col gioco. Sì, ho capito. Ragazzi, perché ti ha proprio preso questo gioco, ti vedo. Dovevo che... registrare oggi, frate. Lo so. Ragazzi, sto scherzando. Il gameplay è finito come avete visto. L'immagine si è fermata. Ok, quindi? E quindi? Cosa facciamo? A dopo. Eccoci di nuovo in studio, amici di Video Game Generation, dopo questo fantastico gameplay. Bellissimo. Figo. Innovativo. Allora, dammi subito il voto. Allora, stiamo voto... parlando ovviamente Spider-Man Shattered. Allora, Dimension. Voto solo perché Spider-Man, gli do un 7,5. Okay. 7,5, insomma, ci stiamo un po' di manica larga, se no sarebbe stato un 6, sinceramente. Sì, decisamente. Solo perché Spider-Man è... mi batte fuori. Spider-Man. Eh sì, ci sta sempre. Non riuscirà Fabrizio, ce l'abbiamo fatta, a mettere a posto la sì, storia? Se tu gli dai 7, detto. Sì, gli do 7. No, beh, io diciamo che... avevo detto 7,5, ma... No, dai, facciamo 7, facciamo 7 e ci sto. Tondo, facciamo cifra tonda. Sì, cifra tonda, 7 tondo, perché è carino. Sì. E l'idea dei 4 Spider-Man nei multiversi è molto molto carino. Sì, è qualcosa di nuovo, dai, esatto. Qualcosa di diverso. Però purtroppo c'è questo... questa cosa che ripetitività, che è proprio un macigno su questo gioco. Sì, non è che si sono sbattuti chissà no, qua, no, forse si sono più sbattuti nel disegnare, nel disegnare. Sì. Effettivamente è fatto molto bene su o quella... forse un po' troppo sulla trama, lasciando un po' il gameplay. Ma secondo me l'hanno fatta apposta, nel senso facciamo una trama figa, sì? E il gameplay lo rendiamo basic per poter dare la possibilità al giocatore di immergersi il più possibile nella trama stessa. Esatto, quindi. Il problema è che poi sei troppo immerso ristagna. Ci annoiamo. Esatto. Andiamo avanti solo per capire come andrà a finire. Esatto. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il gameplay, fatecelo sapere. Ok. Come ce lo possono far sapere? Abbiamo il nostro Facebook. Yes, VG Video Game Generation. Esatto. Ok. E Twitter, ovviamente Video Game Gen TV. E ovviamente le puntate e la web TV è sempre online su www.videogamegeneration.tv. La TV. Anche per l'ennesima volta ringraziamo il nostro carissimo sponsor Alex.it, Computers and Video Games. Ciao. Grazie Alex. Mille. Ciao Anello. Che ci sostengono in questa nostra avventura, ardua impresa, avventura di Web TV. Yes. Per oggi è veramente tutto. Sì, Fabrizio basta. Brighius, Antonio Cappello di Paglia, noi vi salutiamo e ricordatevi che da grandi giochi derivano grandi responsabilità. Ciao ragazzi.